a Maurizio Cau, a Sara Zanatta, a Massimo Rospoker per aver chiesto a me e a Claudio Ferlandi di coordinare questa giornata che purtroppo si svolge online, ma speriamo di poter rivedere presto anche in presenza. La sollecitazione a organizzare e a partecipare a questa giornata viene sicuramente dall'impegno mio e di Claudio nella realizzazione, lo diciamo subito, più artigianale rispetto a quella dei nostri ospiti, di podcast dedicati a temi storici. In questa veste noi abbiamo cercato di introdurre una nuova tipologia di linguaggio di trasmissione del sapere storico all'interno del nostro istituto con due programmi, nello specifico, che Acqua, che ha curato Claudio Ferlan, e Epidemie nel tempo, che abbiamo curato in realtà coralmente insieme ad altri colleghi come Alessandro Paris e lo stesso Maurizio Cau. E con il seminario di oggi, Voce alla storia e podcast del passato, abbiamo inteso proporre una riflessione sul fenomeno dei podcast in relazione, con riguardo in particolare, ai programmi dedicati a temi storici e storiografici. Il primo punto da cui ci piacerebbe partire è quello della nostra prospettiva, non per egoismo o egotismo, ma per una necessità obiettiva della nostra professione, cioè la prospettiva delle storiche e degli storici. Come noi ci stiamo relazionando a questo medium che sempre di più entra nelle nostre case, entra nei nostri smartphone, nei nostri tablet, nei nostri PC per comunicarci, temi e ambiti storiografici. È un confronto forse ancora più impellente rispetto a quello che ci pongono altri media, perché in alcuni casi il fenomeno è diventato addirittura virale, potremmo definirlo così. È noto a tutti che fenomeni come quello forse anche più involontario di Alessandro Barbero nel panorama del podcasting e delle trasmissioni radiofoniche abbia posto a noi storiche e storici l'obbligo di confrontarci con questo mezzo di comunicazione. Un mezzo di comunicazione che ovviamente pone a noi dei problemi enormi, ad esempio sul fronte della valutazione scientifica dei prodotti, cosa a cui magari possono essere meno interessati i nostri ospiti di stasera che non hanno a che fare con l'Accademia, ma è un problema reale del nostro lavoro. La produzione, l'ideazione e persino anche la trasmissione di programmi storici via podcast non è soggetta nemmeno alla valutazione in termini di ricerca. Questo ovviamente pone dei limiti dal nostro punto di vista sul incentivare o meno queste forme di trasmissione del sapere storico. Il problema che noi inoltre ci poniamo, e per questo abbiamo invitato due autorevoli autori di podcast e non personaggi qualunque, è quello dell'attendibilità dei contenuti che vengono trasmessi attraverso il fenomeno del podcast. È un problema concreto, cogente, che riguarda non solo il medium podcast, ma anche altri mezzi di comunicazione, ovvero l'attendibilità dei contenuti storici. Su questo solleciteremo insieme a Claudio Ferlan i nostri ospiti. Infine, e questo non è certo un tema da poco, il rapporto che esiste tra il nostro mestiere di storici e la validazione, quindi la trasmissione di fonti dirette. È qualcosa che nell'ambito strettamente accademico, di scrittura scientifica, non è nemmeno soggetta a ipotesi di alcun tipo. È un dato di fatto che uno storico, una storica debbano fare i conti con delle fonti primarie. Diverso è il caso, in molti esempi che non vorremmo citare, di programmi, di podcast dedicati a temi storici che non hanno alle spalle un lavoro attendibile e scientificamente provato sulle fonti, cosa che ovviamente non riguarda i nostri ospiti di oggi, su cui ovviamente torneremo a sollecitarli. E molto rapidamente mi accingo anche a presentare i nostri tre relatori, per prima Marta Perrotta, che è professoressa associata presso il Dipartimento Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell'Università Roma III, dove è titolare del corso di Culture e Formati della Televisione e della Radio, del corso anche di Media Digitali e del laboratorio di Operatore Radiofonico, nonché anche di Format e Narrazioni Televisive, e dirige presso Roma III anche Roma III Radio.
tra i suoi interessi di ricerca ci sono gli studi comparativi su televisione, produzione radiofonica e televisiva, ma come accennava prima anche Maurizio Cao, più in generale la possiamo definire una specialista di radio studies e di media studies. Molti di voi inoltre conosceranno Giacomo Zito, che come Andrea Castellanza è una figura molto poliedrica, attore, doppiatore, autore radiotelevisivo, imprenditore nel settore della comunicazione ed è anche tra le voci più conosciute del panorama pubblicitario italiano, voce di Discovery Channel, di diversi brand nazionali. Nel 2010 crea un format radiofonico molto famoso, Destini Incrociati, che poi è andato in onda anche su Radio 24, infine poi anche in forma televisiva su Sky Arte HD. Oggi abbiamo invitato Giacomo, soprattutto nella sua veste di creatore, di attore degli Ascoltabili, un format che offre podcast di narrazione e informazione realizzati da grandi autori e produttori e fornisce contenuti di informazione anche storica, cultura, intrattenimento che vengono aggiornati ogni settimana. Altrettanto poliedrico è Andrea Castellanza, che come tutti gli ospiti odierni è figura di grande levatura, molto conosciuta nel campo della comunicazione, della formazione, della direzione creativa, soprattutto in contesti di alto contenuto tecnologico. Ha gestito start-up formative di grande successo, eventi, campagne aziendali, istituzionali e oltre ad aver svolto un'importante attività didattica e che penso stia ancora svolgendo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, è qui oggi soprattutto in veste di autore e speaker del programma Bistory, di cui gli chiederemo più avanti, Storia della Storia, che è stato sviluppato con Never Was Radio ed è uno dei programmi di narrazione storica più ascoltati in Italia. Questi sono dei brevi profili di personalità che richiederebbero molto più tempo, ma i tempi ci costringono ad andare più speditamente e io a questo punto lascerei la parola all'introduzione storica di Marta Perrotta e mi taccio. Eccomi, si sente? Ho appena attivato il microfono. Allora, grazie di questo bellissimo invito. Io sono molto contenta di poter raccontarvi brevemente alcune delle linee di ricerca che, diciamo, di cui mi occupo con grande piacere e con grande interesse negli ultimi anni, proprio perché in Italia i radio studies e i sound studies, insomma, gli studi sul suono nei media sono sottorappresentati da sempre. Da quando, diciamo, esiste un interesse per i media studies nel nostro paese, in ambito accademico, ma si tratta di fenomeni estremamente rilevanti, come dimostra l'emergere di questa cultura del podcast nel nostro paese, cultura e mercato del podcast. Quindi l'intento di questo mio intervento, che sarà breve, diciamo, di introduzione al tema, è essenzialmente quello di mettere qualche linea di collegamento fra l'abitudine fortemente radicata nel nostro paese dell'ascolto radiofonico, ascoltando, diciamo, l'introduzione di Maurizio, mi sembrava di capire che dei tanti ambiti in cui si è, diciamo, in cui si è indagato nei vostri seminari, la radio non è stata mai toccata. Si è parlato di film, di videogiochi, di storia in tutte le forme mediali, ma della radio non si è parlato e si è andati direttamente a parlare di podcast. Benché le fonti sonore siano uno strumento fondamentale per il lavoro degli storici. Io stessa, da storica dei media, mi trovo molto spesso a mettere le cuffie, andare in Teche Rai, perché, diciamo, gli archivi principali e più importanti e più interessanti per alcuni eventi storici sono proprio le Teche Rai, e tutta la storia del Novecento, diciamo, da quando esistono fonti, è molto ben documentata in grandissime perle di questi archivi, e ad andare direttamente ad ascoltare le voci di questo o quell'evento. Quindi è interessante che appunto l'impostazione di questo seminario abbia scelto proprio di tagliare di netto, tranciare un pochino, no, il discorso sul podcast, che è questa rimediazione digitale e non lineare di sostanzialmente di programmi radiofonici costruiti in un modo diverso da quello che è la radio di flusso, ma
con gli stessi ingredienti fondamentalmente, e quindi affrontare questo aspetto. E mi trovate assolutamente d'accordo con questo taglio, benché mi ritroverete ad ascoltare spesso dei riferimenti al mondo della radio, perché è un mondo a cui bisogna fare riferimento per ovvi motivi. Intanto perché l'abitudine dell'ascolto della radio in Italia appunto è molto radicata, e questo consente, ha consentito in passato degli importanti fenomeni di traino del, diciamo, del pubblico, non è ancora diciamo di massa il pubblico del podcasting, ma è un pubblico assolutamente nutrito, e vedremo qualche piccolo dato di qualche ricerca che è stata fatta, da appunto dal mondo della radio, da ascoltatori di questo o quel conduttore verso appunto delle forme di distribuzione di podcast che sono legate al brand di un emittente o di un conduttore, che in qualche modo hanno portato pubblico ai podcast che questi hanno realizzato. E quindi perdonatemi questi piccoli riferimenti, ma sono a mio avviso imprescindibili. Quello che va detto inizialmente è che siamo nel 2020, ma il podcast, e ne parliamo oggi con questa grande attenzione, con questa grande voglia di capire quanto effettivamente possa portare di valore aggiunto ai agli studi degli storici, ma in generale alla divulgazione culturale, ma appunto il podcast esiste da 15 anni come fenomeno, a livello amatoriale ancora di più, da 17 anni, i primi esperimenti, chiamiamoli così, comunque sia, di divulgazione attraverso il podcast sono fondamentalmente del 2003, e dalla fine del 2005 le principali radio nazionali cominciano, la RAI per prima, cominciano a dotarsi di questo strumento, di questo mezzo di appunto archiviazione, per fare sostanzialmente un uso archivistico dei contenuti della radio lineare, quindi per avere un archivio digitale disponibile per gli ascoltatori di tutto quello che mandano in onda, di alcune porzioni del palinsesto in particolare, cercando anche di farne anche un'opportunità di consolidamento del brand e delle sue estensioni. E questo è accaduto sostanzialmente dal 2005 via via per tutti, diciamo, gli ultimi 15 anni, in maniera quasi, se vogliamo, costante, nel senso che per le gran parte di porzioni di programmazione che erano isolabili come programmi parlati, perdonatemi questa distinzione molto a spanne fra programmi parlati e programmi musicali, la radio è tutta parola e musica, evidentemente è molto difficile scindere, però ci sono emittenti tra quelle che tutti noi probabilmente ascoltiamo o ci capita di ascoltare, che hanno un'identità prettamente musicale e quindi impostano il loro format, il loro modo di raggiungere il pubblico con dandosi un'identità legata a un particolare genere, a un taglio diciamo di genere musicale, e emittenti che forse nella loro percentuale diciamo musica parlato pendono più verso il parlato e che hanno fatto più uso di questo, di questa opportunità, ecco, di archivio e di promozione verso il proprio pubblico. Ci sono stati anni a cavallo fra il 2012 e il 2013 in cui l'indagine che certificava gli ascolti radiofonici era un'indagine lacunosa, ci sono stati anni di stop dell'indagine e sono stati anni in cui il download del podcast è diventato strategico anche per capire chi ascoltava la radio e quanto la ascoltava. E in questa cultura molte emittenti nazionali, parliamo prevalentemente di quelle diciamo che fanno il grosso del mercato, hanno, si sono focalizzate su generi specifici, hanno isolato appunto il loro morning show, il loro show di punta, commedia, diciamo, comedy show, morning show, talk show e qualche volta storytelling e anche diciamo drama, quindi qualche forma di serialità molto molto ridotta.
realtà, nella percentuale dei tanti, cercando appunto di spingere una sorta di estensione di consumo non lineare, quindi lavorando nella stessa direzione in cui abbiamo visto emergere fondamentalmente le piattaforme di streaming video, e quindi facendo sostanzialmente questo tipo di strategia. Sull'onda appunto anche di un successo delle piattaforme di streaming video, che sono evidentemente state dirimenti poi anche nella trasformazione del mercato televisivo stesso, quindi cercando di imitare in qualche modo a distanza di tempo e anche con una scala molto ridotta quello che accadeva nel mercato della televisione. Perché vi faccio questo mega cappello sul discorso della appunto della di quello che ha fatto la radio nazionale, diciamo, per cercare di capire cosa è accaduto al di fuori, cioè in questo decennio e più, arriviamo diciamo fra il 2005 e il 2015-16, nella industria della radio non molto è cambiato, c'è stata una diversificazione delle offerte di podcast, di programmi radiofonici offerti anche in modalità non lineare, mentre al di fuori la gran parte di soggetti produttori che noi oggi in qualche modo vediamo emergere ha cominciato a interessarsi a questo fenomeno, guardando forse più al mercato internazionale americano prevalentemente che a quello che accadeva in Italia, e cercando di capire in che modo si potesse in qualche modo sfruttare questo trend, cercare di capire quale potessero essere le opportunità per una serie di soggetti che poi vi descriverò. Quindi da un lato i broadcaster che hanno cercato piano piano di fidelizzare con un consumo differito e ripetuto di porzioni della programmazione parlata di particolare pregio, perché ricordiamoci che nell'industria radiofonica tutto ciò che è parlato, il contenuto parlato, è evidentemente più costoso, più oneroso, diciamo in generale, più faticoso da costruire di quello che è chiaramente mettere un brano musicale e commentarlo, e quindi c'è stato questo sforzo, diciamo, di valorizzare ulteriormente quello che per anni, non essendoci una tecnologia e una rete che lo rendesse disponibile, andava perso nell'etere, quindi in qualche modo, se non attraverso gli archivi ufficiali, non si poteva più riascoltare, o se non attraverso un uso archivistico personale di chi registrava con le cassette, quando era possibile, le proprie trasmissioni del cuore. Questo è un fenomeno che è esistito per tanto tempo e che comunque ricorda molto quell'approccio alla programmazione radiofonica. Ecco, questo fenomeno è stato sostanzialmente invariato per 15 anni, fino a che sostanzialmente nel momento in cui sono intervenuti dei soggetti che hanno iniziato a diffondere in qualche modo con formule, diciamo, anche di abbonamento, contenuti parlati, pensiamo a Audible, che è la prima che è sbarcata in Italia con una programmazione dedicata proprio alla nostra lingua, e quindi audiolibri e poi anche storie, storytelling. Ecco, da quel momento in poi è come se si fosse aperto un varco, come se si fosse squarciato un po' un velo rispetto a questa grande opportunità. Non che prima non esistessero podcast, esistevano, erano fenomeni comunque di varia natura, che nascevano da editori, da piccoli grandi editori, che avevano chiaramente una vocazione a estendere il loro prodotto anche in forme sonore, piuttosto che tradizionalmente cartacee o audiovisive to court, ma anche da brand di vario tipo, ma anche da divulgatori e personaggi, diciamo, noti appunto nel mondo della cultura nazionale e internazionale. Ecco, questo aspetto in qualche modo emerge nel momento in cui si fa luce sulla possibilità di creare un mercato vero e proprio. È un fenomeno che chiaramente nella storia, diciamo, degli ultimi 5 anni ha preso una vitalità e un piede che finalmente in qualche modo si attendeva, ecco, guardando quello che è accaduto in America. I numeri dell'America, in cui oggi un americano su due ascolta podcast, e questo è un dato 2020 di Triton, che è appunto questa ricerca Share of Ear, che ogni anno certifica, diciamo,
l'incidenza del podcast nell'ascolto americano, questo traguardo è molto lontano per la nostra realtà. Noi abbiamo ogni anno, diciamo da 3 anni a questa parte, una ricerca gestita appunto da Audible con Nielsen Media Ratings, che l'anno scorso appunto ha certificato che gli ascoltatori che hanno fruito di almeno un podcast nell'ultimo anno sono 12 milioni. Una crescita del 16% rispetto all'anno precedente, e che rivela che è aumentata la frequenza di ascolto settimanale, che è aumentata la durata di ascolto della sessione media, che nell'ultimo anno mediamente è di 23 minuti per il campione che Nielsen ha sondato, e che rivela una preferenza nei contenuti più apprezzati, che sono programmi musicali, attualità, intrattenimento, corsi di lingua e inchieste, come diciamo generi preferiti. Questo aspetto poi chiaramente si diversifica sulle fasce di età, certificando anche che un ascoltatore tendenzialmente giovane gradisce anche contenuti in lingua inglese, e qui anche l'interesse effettivamente è stato sollecitato da una produzione americana prevalentemente, ma non solo, canadese, australiana, UK, di grandissimo valore, di grandissimo pregio, che ha comunque avuto risonanza in ambito mondiale. Serial è l'esempio americano per eccellenza di questo podcast di True Crime, che ha nel 2013-2014 raggiunto numeri altissimi di classifiche e soprattutto stravolto il mondo del giornalismo di investigazione americano, creando appunto un caso che è noto, penso, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, e che ha avuto effettivamente risonanza anche da noi, sdoganando il podcast. Ecco, in Italia la via italiana del podcast ha avuto tutta una serie, diciamo, di tappe che, se vogliamo, possiamo rapidamente vedere, ma che è arrivata poi a dire quale fosse il serial italiano, e per molti è considerato veleno il serial italiano, il podcast di Pablo Trincia, che appunto ha riaperto il caso noto dei Diavoli della Bassa Modenese, questa serie di diciamo abusi sessuali, abusi psicologici, diciamo, su bambini e ragazzi, con tutta una serie di elementi oscuri che sono stati analizzati e riportati alla luce in un'inchiesta molto approfondita che ha fatto appunto un giornalista televisivo, e quindi un non radiofonico estraneo al mondo, diciamo, della divulgazione radiofonica e anche della divulgazione stessa, ma che di fatto è alla Serial ha veramente cambiato un pochino, no? le sorti di questo mezzo nel nostro paese, con una formula che era tutt'altro che a pagamento, perché era un podcast free distribuito da Jedi Digital, quindi dal gruppo Espresso, e che ha avuto veramente una larghissima eco e anche poi delle, diciamo, estensioni editoriali con un libro e anche, diciamo, dei follow up dell'indagine, riapertura del caso e grandissimo interesse mediale. Prima di questo, come vi dicevo, il lancio della piattaforma di Audible nel 2016 e di Storytel nel 2018, servizi di streaming di audiolibri che però appunto aprono a delle forme di racconto che sono estranee alla carta stampata e che nascono sostanzialmente soltanto con voci e musica. Ma prima ancora, secondo me, un altro dato interessante, diciamo, che forse ci può dire di quando sono partiti un pochino i pensieri e i veri e propri investimenti in senso di portare in questa produzione degli standard professionali e delle logiche di capitale, sono probabilmente la nascita di Spreaker, piattaforma specializzata appunto nella distribuzione
e anche monetizzazione di podcast, che è stata lanciata da Francesco Baschieri, che oggi è il CEO di Voxnest, ma che sostanzialmente è partito da Spreaker, che dei podcast, appunto, è uno dei principali supporti, se vogliamo dire, o comunque sia mondi, appunto, sia per la produzione che per la distribuzione. Aggregazione fondamentalmente e distribuzione. E allo stesso tempo si sono costituite agenzie, società di consulenza per aziende, per brand e per editori con l'intento di definire strategie per il digital audio. Perché? Perché parliamo di competenze che in qualche modo nel nostro paese non sono molto diffuse, sono presenti ma sono sommerse nella produzione mediale to cure, e quindi sono dentro le agenzie di doppiaggio, dentro le agenzie pubblicitarie, dentro in generale la creatività che lavora nel nostro paese, che ha la bisogna, c'è anche lo spot radiofonico, c'è lo spot audio, c'è anche questo. È un di più, è sempre stato pensato come un di più, ma diventa pian piano centrale l'audio, e lo diventa anche grazie al confluire, diciamo, degli interessi del mondo delle radio e di appunto tutti quelli che scoprono che questo può diventare un mercato con delle opportunità. Poi c'è un altro dato che secondo me è interessante, che riguarda un podcaster italiano molto importante e molto bravo, che è Jonathan Zenti. Nel 2016 Zenti, che probabilmente voi conoscerete se ascoltate podcast e se vi piace appunto lo storytelling che lui propone, vince, o meglio è finalista a PodQuest, che è la principale, diciamo, competizione di progetti audio, idee audio. Vedete, c'è anche una difficile terminologia per tutto ciò che riguarda il podcast. È molto sfuggente come ambito, proprio perché per quanto lo si studi e per quanto lo si cerchi di circoscrivere, diventa sempre ancillare rispetto a altre industrie più consolidate e anche altri linguaggi più consolidati. Però di fatto PodQuest, che è questa competizione internazionale che premia il primo classificato con la presenza il finanziamento di prodotti e di serie all'interno di Radiotopia, che è questa network di podcast americani molto importante, con grandissimi nomi, diciamo, del podcasting da diversi anni, e appunto Zenti è uno dei quattro finalisti su 10.000, quindi insomma è un podcaster italiano che entra nel mondo del podcast internazionale con un progetto molto interessante che si chiama Meat, carne, lo traduco perché poi il nome potrebbe equivocare, e che produce in 3 episodi e che appunto sta finendo di produrre, con un importante finanziamento è stato poi prodotto. Zenti è anche, diciamo, una figura chiave della produzione attualmente, ed è uno appunto dei casi di cui mi sono poi occupata di recente per uno studio che ho fatto rispetto appunto ai linguaggi del podcast narrativo. Però insomma, al di là di questo aspetto, mettere queste piccole tessere in senso cronologico mi aiuta a dire che tra il 2016 e il 2020 e il 2019, da un lato appunto il lancio di Audible italiano e Storytel nel 2018, la presenza all'interno della piattaforma Audible di un podcast che in qualche modo è il ponte di cui vi parlavo prima fra il mondo della radio e il mondo del podcast, che è La Piena di Matteo Caccia. Matteo Caccia,
conduttore radiofonico noto sia su Radio 2 che su Radio 24, con una lunga carriera alle spalle, diciamo, nel genere dello storytelling, quindi nella racconto di storie personali in forma autobiografica o anche con rielaborazioni di autobiografie altrui, che realizza appunto questo podcast per Audible e che fa veramente da traino rispetto agli abbonamenti. Chiaramente sono dati proprietari ed è molto difficile tracciare l'andamento di questi ascolti, e gli stessi autori, più volte intervistati anche da me per ricerche e approfondimenti, non sono in possesso dei dati detenuti da Audible, però ecco, evidentemente l'eco che questo prodotto ha avuto è abbastanza importante ed è, mi raccontava Matteo proprio Caccia, il fatto che abbiano intitolato una sala riunioni Bocca di Magra, che è la località in cui si svolge gran parte del racconto della piena, a Audible Berlino, quindi insomma nella sede, una delle sedi principali di Audible in Europa, una delle sale riunioni si è intitolata con il nome, diciamo un nome, un luogo molto noto nel podcast di Caccia, fa pensare che comunque sia stato un prodotto molto, molto ascoltato. Questo era il dato su cui ci basavamo, evidentemente una fonte un po' bizzarra, però poteva darci un'idea di quello che ha significato la piena per Audible e per la sua produzione italiana. E poi mi viene da citare anche al di fuori del terreno delle app a pagamento, quindi diciamo di due giganti, se vogliamo, dello streaming audio, la piattaforma italiana storielibere.fm, fondata da Rossana De Michele, che ha messo insieme un catalogo molto interessante di storie, come dice il payoff dell'azienda, scritte a voce, quindi insomma con questa attenzione al racconto orale, in cui da ormai due anni, sono arrivati alla 26esima puntata, 25esima puntata, il podcast di punta è Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi, quindi questo modello femminile estremamente controverso e per questo probabilmente molto interessante, in cui trovano spazio moltissime storie di figure femminili interessantissime, dai pazzi a Madonna, da Elena Rubinstein, che è uscito qualche giorno fa, a Grace Jones, insomma non ve le cito, ma sono tante, sono tutte estremamente interessanti secondo il filo conduttore del format che appunto dalle nebbie di Avalon riprende appunto il focus su un personaggio femminile del ciclo arturiano, Morgana, la sorellastra di Artù, che è sempre descritta in modo approssimativo, ma che invece nel romanzo di Marion Zimmer Bradley viene approfondita insomma, su cui si fa veramente luce. E, diciamo, il mondo del podcast italiano si divide su tre generi fondamentali. Una parte di storytelling, che vuol dire raccontare sostanzialmente qualsiasi cosa, dalla storia, nel nostro caso appunto è questo l'interesse, all'architettura, fino alle relazioni sessuali, sotto forma di storie personali che seguono uno sviluppo narrativo forte, e in cui l'host, cioè il conduttore, la persona che incarna in qualche modo il racconto è centrale, e in questo senso celebrities e diciamo personaggi del mondo dei media si sono lanciati con grande fiducia in questo genere del podcasting, perché effettivamente, tornando al discorso che si faceva per la radio, consentono un'estensione del proprio brand personale, del proprio personal brand, in maniera
no, tridimensionali, quindi danno questa profondità di campo, questa ricchezza, con quel misto anche di emotività, di valore aggiunto della, diciamo di quello che si è vissuto personalmente o che si finge di aver vissuto, ma che poco conta, in barba alla, al discorso sulle fonti, evidentemente, perché questo non riguarda certamente i contenuti storici, però comunque con una certa, no, facilità a giocare fra realtà e finzione, ma fondamentalmente nell'ipotesi di creare affezione al personaggio e anche una certa immersività dal punto di vista sonoro. Poi c'è la fiction vera e propria, radiodrammi e simili, e qui l'aggancio ai generi del passato e quindi anche ai linguaggi della radio del passato, dallo sceneggiato al radiodramma, quindi sia la feature singola che una forma seriale di diciamo di dramma, sono, sono un benchmark imprescindibile. E poi l'inchiesta. L'inchiesta e il giornalismo di approfondimento, che anche nel caso italiano, ripeto, sono stati in qualche modo la, diciamo il, la killer application, possiamo dire, del, del podcasting in Italia con il caso di Veleno, ma che poi di fatto sono un genere praticato dalla radio da sempre, perché la radio è informazione, perché l'informazione radiofonica è veloce, è puntuale, riporta appunto le fonti sonore e dunque in qualche modo crea questo, questa ricchezza che consente anche una, un'immersione dell'ascoltatore in modo, diciamo in, in modi impensati. Oggi avrebbe compiuto 97 anni Sergio Zavoli, mi piace ricordarlo con clausura, con il suo documentario all'interno di un convento di suore di clausura, diciamo la pietra miliare del giornalismo investigativo e documentaristico, se, se vogliamo, ma che oggi sostanzialmente torna in auge potentemente con questo tipo di approccio, che chiaramente è molto più veloce e spalmato su tutte le nostre piattaforme, ma non può che far riferimento a quel tipo di impostazione, di linguaggio e anche di etica professionale, dal mio punto di vista. Io farei una pausa più che altro perché vedo Enrico che ti sei attivato e quindi immagino che siano passati i miei 20 minuti, diciamo, di prima descrizione del campo. Non so se, se ho capito bene questo segnale. È un segnale forte. No, ma, scusami. Mi faccio subito perché online i tempi sono veramente relativi. Tra l'altro volevo anche dire a tutti i nostri ospiti, ma ribadire anche a, alla nostra Marta Perrotta, che effettivamente noi avevamo pensato di estendere il discorso anche ai programmi radio dedicati alla storia. Sarebbe stato ovviamente un allargamento di un fronte che nell'ambito di un seminario sarebbe stato eccessivo, quindi ci riserviamo in futuro, magari in presenza, di allargare il tema anche sul fronte più radiofonico. Ovviamente molte delle bellissime suggestioni che ha fornito Marta Perrotta le riprenderemo in fase di discussione. La ringraziamo per un intervento davvero puntuale che dimostra che il fenomeno del podcast è ormai una questione storica essa stessa, visto che le sue origini anche in Italia sono, ormai lo possiamo dire, lievemente antiche. E in medias res passo la parola a Claudio Ferlan, che farà un po' di direzione del traffico con i nostri ospiti, appunto, che come avete sentito in precedenza, sono in prima persona speaker, ma soprattutto non interessa anche autori di podcast di storia. Grazie. Grazie, buonasera anche da parte mia. A me tocca il piacere di condurre la seconda parte di questo nostro incontro, che funzionerà così. Proseguiremo con delle domande che io farò a Giacomo Zito e Andrea Castellanza, che sono stati già presentati da Enrico. Sì. Farò queste domande cercando, fino alle 9. Cercando di tenere conto di tre aspetti importanti per chi fa podcast.
e anche per chi li ascolta. Il primo è la scrittura, e voi siete degli autori. Il secondo è la narrazione, voi siete delle voci. E il terzo è la strategia. Si vuole essere ascoltati, si cerca un pubblico, altrimenti perché fare podcast? Alla fine di questo dialogo poi apriremo la discussione, lo ripeto, in chat per il pubblico, quindi quando apriremo la discussione le vostre domande scrivetele usando la chat. La mia prima domanda è volta un po' a conoscerci meglio. E vi chiederei come sono nati i vostri progetti. Mi riferisco naturalmente a quelli che sono strettamente vincolati alla storia. Voi fate anche molto altro, ma oggi di storia parliamo. Perché proprio la storia? Che cosa ci si aspetta dalla storia? Questa è la mia prima domanda. Vi chiederei magari, io nel mio video vedo Andrea Castellanza, quindi magari cominciamo da lui e poi passiamo la parola a Giacomo Zito. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Saluto ovviamente tutti voi dell'istituto che ci avete invitato. Saluto Giacomo che è un amico con cui abbiamo dei progetti in corso che speriamo che con la ripresa autunnale diventino molto meglio di tutti quelli che ha citato Marta Perrotta e quindi ci portino a superare dei serial nel mondo del podcast mondiale. Detto questo, come battuta, che cos'è Bistory? Io sono qui come autore e come voce di Bistory. In realtà facciamo diverse cose. Bistory è nato come un esperimento, noi diciamo spesso una specie di fusione a freddo, unendo le passioni e le competenze di un gruppo di persone, tra l'altro tutte molto giovani, io sono decisamente il più vecchio di tutto il gruppo, che è il gruppo di Never Was Radio, che è una radio che ha vissuto di digitale, di cultura, di cultura raccontata, di situazioni di educational, e che a un certo punto ha deciso che il podcast poteva essere una cosa su cui puntare dal punto di vista della factory, quindi si è creato un gruppo di persone molto competenti, anche molto giovani, e con questi mi hanno contattato, perché comunque eravamo in amicizia, e abbiamo detto, lavoriamo a un progetto di podcast. E io un po' da vecchio appassionato di tecnologia ho detto, ragioniamo su delle cose, come dire, obiettive. Quali sono le cose che ci piacciono innanzitutto? Nel mio caso, io anche per antica, trascorso così di preparazione personale, sicuramente la storia, ci piaceva l'idea di raccontare qualcosa che fosse anche, almeno dal punto di vista liminale, qualcosa di crime, ci piaceva l'idea che questa cosa potesse essere un podcast, diciamo, abbastanza aperto, quindi con un tono decisamente narrativo, diceva prima Marta Perrotta, e assolutamente immersivo. In Bistory una delle cose più importanti è proprio l'impatto sonoro, tant'è vero che il mio regista Paolo Sebastian Righi è considerato a tutti gli effetti un coautore, anche se non scrive il testo e non fa la voce, però in realtà nel nostro podcast l'immersione in una certa atmosfera, in una certa mentalità, in un certo suono, in un certo tipo di rumori che riporta al passato è assolutamente fondamentale, e abbiamo quindi deciso di raccontare dei personaggi della storia, che è un po' come dice il titolo, che è un po' il gioco di parole tra lato B della storia e Bistory, va a prendere dei personaggi che hanno avuto di solito una vita terminata in maniera abbastanza complicata, abbastanza tragica, e li racconta dal punto di vista appunto biografico, sia per raccontare appunto le storie private di questi personaggi che sono molto spesso poco conosciuti, sia per raccontare questo, se volete poi ne parliamo dal punto di vista storico, la cosa che personalmente mi interessa di più, sia cercando di raccontare quella che è la mentalità piuttosto che diciamo la vita quotidiana in un certo tipo di ambiente del passato. E anche per questo che ci occupiamo più che altro di storia moderna e contemporanea, per quelli sono un po' i miei ambiti di interesse che conosco meglio. Da questo è nato appunto l'idea di fare un podcast di 25 minuti, che tra l'altro è già, Marta Perrotta vi ha detto, è un po' la dimensione internazionalmente riconosciuta come perfetta per un podcast di narrazione, e poi di utilizzarlo un po' come uno strumento anche per poi proporre dei progetti diversi. Sia io che Paolo che Nevos Radio poi abbiamo sviluppato con altre persone dei podcast di geopolitica piuttosto che podcast di fumetto, dei podcast sugli strumenti musicali, insomma tutto un insieme di situazioni
anche di podcast, diciamo tra virgolette, che guardano al commercio, all'economia, al branded podcast, e Bistory è rimasto un po' la parte, la punta dell'iceberg, anche se una punta dell'iceberg che ci ha sorpreso, perché poco meno di 2 anni, con forse meno di 30 puntate, siamo arrivati ad avere 600.000 download, che è una cifra che in Italia è comunque una cifra per un programma di storia, che vuole essere un programma di narrazione storica, di divulgazione, se vogliamo, diciamo così, è una cifra importante, che ci ha molto sorpreso. Questo significa che probabilmente il mercato del podcast italiano è, pronto e voglioso di avere dei prodotti che noi cerchiamo di fare al meglio, ma dei prodotti comunque diversi da quello che può essere magari, il download di una trasmissione, soltanto di una trasmissione radiofonica che viene già sentita nei palinsesti radiofonici. E quindi questa è un pochino la storia di Bistory, che noi riteniamo essere un piccolo successo, e devo dire la verità, se mi avete invitato sono molto contento, per vedere che forse questa cosa che noi crediamo è poi effettivamente vera. Quindi questo è un po' il discorso, non so se lascio la parola a Giacomo. Sì, perfetto, grazie. Io mi sento un pochettino un intruso in questo contesto, perché rispetto ad Andrea, di cui ammiro il progetto, che è strettamente legato alla storia e alla capacità di raccontarla come solo lui, ti posso fare dei complimenti, perché insomma ci stimiamo molto e poi credo in questo. Io non sono minimamente un produttore di podcast che hanno un carattere storico, uso la storia a scopi narrativi. Questo è quello che ci interessa, a noi interessa fare storytelling. Quello che posso in qualche modo offrire come contributo in questo contesto, perché ho visto che all'inizio si è parlato, avete parlato dell'importanza delle fonti, le fonti primarie, come si fa a mantenere il valore filologico del rispetto della fonte primaria. Questi sono temi che, con tutta sincerità, io naturalmente mi sono posto per una questione etica e di correttezza, ma che non perseguo accademicamente. Io racconto storie, quindi questo faccio. Quello che mi interessa è usare la storia tessendoci attorno delle trame. Quindi per me la storia, sin dai tempi di Destini Incrociati, che era un progetto radiofonico di storytelling con delle fortissime rilevanze dal punto di vista storico, perché utilizzavo la cronaca forse che non è ancora diventata storia, ma anche visto che ho dei ricordi di alcune puntate sulle 600 che ho realizzato, anche che affondavano in secoli fa, è ovvio che il tema della documentazione, il tema di raccogliere degli elementi attorno ai quali poter tessere una trama, diventava per noi un elemento importante. Più questi elementi erano verificabili e verificati, più la trama acquisiva di valore. Il valore della trama, secondo me, è direttamente proporzionale alla realtà di quello che è il contesto di riferimento nel quale questa viene affondata. Ed è questo il nostro metodo di lavoro. Il nostro metodo di lavoro che poi applichiamo in tutta la realtà. Noi siamo una realtà che è specializzata nello storytelling, ma per noi lo storytelling non è la rappresentazione di una realtà, ma è l'ordinamento di fatti. Ecco, io il contributo che mi sento di dare in questo contesto è che per me, più che rappresentare una realtà e quindi creare, in qualche modo mistificarla, trasformarla, elaborarla, a me interessa mettere i fatti in un certo ordine, che poi è la rappresentazione del senso che mi interessa dare di questa realtà. Ed è per questo che, se non altro eticamente, perché non ho titoli per potermi esprimere dal punto di vista dell'approccio scientifico, perlomeno eticamente è quello che guida il lavoro che noi facciamo con gli ascoltabili. C'è una serie che adesso variremo nella seconda edizione, che si intitola La mia storia, che è proprio in qualche modo è la negazione di una rappresentazione storica, o meglio, è la tessitura di una trama un po'
in stile Promessi Sposi, noi inventiamo delle trame attorno a degli eventi storicamente provati e verificati, creiamo attorno a quell'evento, lo facciamo diventare il sovrammondo, e nel sottomondo tessiamo la trama di vicende di everyman qualsiasi che diventano, surgono al novero del verosimile piuttosto che del vero. Ecco, questo è quello che noi facciamo, a noi ci interessa colpire, stupire, coinvolgere, immergere, tutte le parole utili per intrattenere, ecco, questo è il nostro obiettivo primario, raccontando delle storie. Quindi siamo modestamente più degli artigiani della storia che dei cultori della materia storica, ecco. Non so se ho dato un contributo alla discussione per quanto ci riguarda, lascio a voi. Sì, sì, assolutamente, anche perché cioè l'utilizzo della storia a scopi narrativi è sicuramente un tema che ci interessa. Questo introduce un po', le unisco, la seconda e la terza domanda che mi ero appuntato per voi. E la prima è, me l'ha ispirata Enrico, prima parlando dell'attendibilità, dell'importanza dell'attendibilità in quello che si racconta, come anche in quello che si scrive. Un podcast nasce per rimanere, non è una cosa che si usa e poi scompare. Immagino che a tutti noi ascoltatori di podcast sia capitato di ascoltare con piacere delle cose registrate anni fa. Allora, e la prima parte di questa domanda è: che cosa deve avere un podcast per essere attendibile e per sopravvivere? E allargandola molto, questa domanda potrebbe anche essere: che cosa può dare il podcast alla storiografia? E stringendola, seconda parte della domanda, quali sono secondo voi, questa è proprio, vi chiedo un'opinione, le storie che vale la pena raccontare? Andrea, vai tu. Ho il microfono spento, vado io. Ma partirei dall'ultima. Proprio da non narratore in questo caso, non da narratore, mi do la zappa sui piedi. Quali sono le storie che vanno raccontate? Chiunque risponderebbe: tutte le storie hanno dignità di essere raccontate, dipende da come le si racconta. Poi è chiaro che nel caso diciamo del nostro contesto, parlo per Bistori, in cui, se vogliamo, certo anche noi facciamo narrazione, facciamo forse meno fiction all'interno di Bistori rispetto ad altre realtà, è chiaro che andiamo a cercare delle storie che hanno diciamo un certo valore, hanno un certo quoziente di curiosità indotta nell'eventuale ascoltatore, andandole a prendere per esempio in quella che noi chiamiamo il lato B della storia, cioè in personaggi che sono in realtà molto caratteristici, per esempio di un certo tipo di mentalità, piuttosto che di un certo tipo di avvenimento, di epoca, e che magari sono meno conosciuti perché sono un po' ai margini dei famosi programmi scolastici, piuttosto che al di fuori delle solite trasmissioni sul Sacro Graal e le piramidi disposte come le costellazioni, che sono parastoria, ma che in realtà poi molto spesso, soprattutto nei programmi televisivi, la fanno, diciamo, da protagonisti. Quindi un pochino questo è il discorso. Nel nostro caso, per noi vale la pena di raccontare storie di persone che si conoscono poco, importanti nel mondo dell'umanità, insomma nella storia dell'umanità, e che sono caratteristici per raccontare un certo tipo di situazione. Ma alcuni personaggi che noi abbiamo raccontato, per esempio Ceausescu, un personaggio rutilante, lui e la moglie, personaggi contemporanei che raccontano poi alla fine la guerra fredda, raccontano un mondo che i ragazzi di oggi, men che ventenni, non hanno vissuto, non sanno che cosa sia. Abbiamo raccontato, non lo so, Ludwig di Baviera, che è famoso per i suoi castelli, ma poi in realtà la sua storia, che è la storia della fine di un mondo che nell'Ottocento spariva, di sovrani che volevano essere e che non potevano più essere, è comunque interessante anche dal punto di vista più largo, appunto, con una prospettiva un po' più ampia. Che cosa può dare il podcast alla storiografia? Mi sembra, almeno per quanto riguarda noi, qui mi freno, nel senso che direi nel nostro caso non siamo così pretenziosi, anzi è la storiografia che può dare qualcosa al nostro podcast, nel senso che una ricerca accurata
cercando di rimanere nel novero appunto delle situazioni che sono certificate dal medico, dal metodo storico, e che poi in realtà possono anche, e questo noi lo facciamo normalmente all'interno della narrazione di bisturi, avere qualche libertà dal punto di vista narrativo, ma che deve essere sempre coerente con la situazione. Non ci sono personaggi che non sono esistiti nei nostri racconti, ci sono però magari, non so, in una puntata di bisturi proprio relativa al lockdown, abbiamo raccontato dopo la peste qual è stata la scintilla per far rinascere una società col Rinascimento, abbiamo deciso di raccontare l'incontro tra Petrarca e Boccaccio nel 1353 a Firenze. Abbiamo raccontato tutta una serie di divanetti, di strette di mano, di parole che in realtà non sono storicamente certificati, ma che in una narrazione sono verosimili, e quindi non abbiamo tolto nulla a ciò che è la realtà storica, perché questo incontro c'è stato. Poi magari nella descrizione, quando abbiamo descritto il cremisi del, non lo so, della stoffa del divano di casa Boccaccio, abbiamo inventato. Quindi diciamo che più che cosa noi possiamo fare per la storiografia e viceversa, è come la possiamo, tra virgolette, utilizzare, cercando di essere onesti con noi stessi, con i nostri ascoltatori, appunto portando non delle modificazioni storiche, e se vogliamo portare delle modificazioni storiche, dichiarando, insomma. Ci sono, noi per esempio abbiamo degli extras di bisturi che sono delle piccole ucronie in cui raccontiamo dei personaggi che in realtà non sono morti. Napoleone II, figlio di Napoleone, in realtà non è morto giovane, ha continuato a vivere, è stato il primo re d'Italia. Abbiamo fatto anche questo piccolo gioco in una serie, diciamo, separata. In questo caso c'è tanta fantasia, e come giustamente diceva Giacomo, per il programma che stanno organizzando, c'è un sottobosco storico su cui noi costruiamo delle cose fantasiose. Ecco, bisturi non costruisce storie fantasiose, però dire che noi facciamo qualcosa per la storiografia mi sembrerebbe un po' troppo. Magari un buon studente di scuola superiore si sente una puntata di bisturi e poi ha voglia di approfondire qualche personaggio, questo sarebbe già per noi un grandissimo obiettivo. Ma io, Andrea ha detto già molto di quello che avrei voluto dire io. Quello che posso aggiungere, innanzitutto, per quanto riguarda il raccontare la storia, che cosa mi interessa e cosa penso che interessi chi l'ascolta, sono i moventi. Io mi ricordo, e ricordo ancora più recentemente, non solo la mia esperienza di quando studiavo storia, ma l'esperienza di mio figlio, che ha finito il liceo 2 anni fa, nel quale riceveva praticamente le sue verifiche erano fatte soltanto di date, e io inorridivo, e vabbè, ma anche queste sono importanti. A me interessava e interessa, nel momento in cui racconto un contesto storico, perché io non racconto la storia, come ho già detto, a me interessano i moventi. E allora, quando Andrea parla di immagino le strette di mano, eccetera, non si può non affondare nel dato per potersi immaginare una stretta di mano, non si può non affondare nel profilo personale di un personaggio storico quando si tratta di delinearne quello che lui verosimilmente può aver detto in quel momento. Questa, chiamatela come volete, ma secondo me è frutto di un'indagine storica che sicuramente Andrea, la domanda si è posta di quale fosse il carattere di Napoleone piuttosto che di Boccaccio, di qualsiasi altro personaggio. Io stesso, quando adesso una serie è uscita con Luca, con Paolo Orversi, che è uno scrittore che la commenta sui grandi scrittori di formazione, nel momento in cui ho dovuto citare degli aforismi dei vari scrittori, mi sono chiesto con quale accento, con quale tipo di colore avrei fatto interpretare ai miei attori Arthur Conan Doyle piuttosto che Agatha Christie. Ed ovviamente il colore di quella personalità non poteva che essere evinto dai suoi scritti e dai suoi pensieri. Allora, questa indagine storica può darsi, quindi vi lascio questo è il portato. E su quali sono la ricerca dei moventi? I moventi che si possono evincere poi dalle azioni, al contrario di, perché le azioni sono frutto di moventi, e quindi noi facciamo questo percorso a ritroso. Sulla domanda sulla storiografia confesso veramente di non essere in grado, se non dare un contributo più da persona
della strada. Sono cambiati i processi cognitivi, sono cambiate le modalità con le quali noi raccogliamo le informazioni e ci arricchiamo di conoscenza. Io credo che in questo la storiografia dovrebbe darci una mano a cercare di intercettare ancora meglio con le sue fonti, con la sua ricchezza, quelli che sono il panorama straordinario di moventi che hanno animato e animano l'agire umano e che secondo me sono, almeno per quanto riguarda il mio lavoro, il vero campo di indagine che ci interessa e che ci anima. Grazie mille. In realtà la mia opinione è che possiate veramente dare parecchio alla storiografia, lo avete anche detto, perché l'efficacia narrativa è una questione importante. Anche il fatto di incuriosire lo studente a poi approfondire delle cose o a comunque avere una relazione con la storia. A mio parere i podcaster e lo storico di professione possono costruire delle fantastiche alleanze, quindi questo è un auspicio per il futuro. Io avrei ancora due domande, le condenso per poi lasciare un po' di spazio al pubblico. Una è una domanda più tecnica. E voi avete a che fare con le voci del passato e c'è una grande differenza, no? In un podcast che parla del Novecento io posso inserire delle voci del passato perché le ho, in un podcast che parla del Cinquecento io non le posso inserire perché non le ho. Allora come ci si pone di fronte a quel segno di interpunzione che a volte è la musica, l'intervista, lo stacco, come vi ponete voi con questa questione? E poi una questione che ci siamo posti, per esempio io e Enrico quando lavoriamo con i podcast, la grande differenza tra il monologo e il dialogo. Se ci potete dire un po' la vostra opinione sul podcast fatto come narrazione della storia a forma di monologo e di forma di dialogo. E l'ultima domanda, molto molto telegrafica, se ci potete dare un vostro ritratto, un'idea del vostro pubblico, chi è il vostro pubblico, se ce l'avete. Allora, partirei dalla seconda, cioè Bistory è una caratterizzata proprio per essere, se vogliamo, dal punto di vista formale, un monologo, è una narrazione fatta a voce singola, tra l'altro abbiamo pensato parecchio, dopo aver scritto le prime puntate, se effettivamente io che sono, diciamo, un fine dicitore, nonostante un passato da regista, eccetera, ma non sono un attore, e quindi l'idea di fare direttamente io la voce di Bistory ci è venuta un po' pensando anche che poteva essere una chiave di lettura, magari ce ne sono altre, però dare una personalità alla voce che fosse anche, se vogliamo, piena di difetti, il mio difetto di pronuncia, il mio modo di dire una cosa rispetto a un'altra, che poi è diventato un po' il modo di raccontare di Bistory. Poi alla fine qualche volta qualcuno mi dice: dimmi una cosa come la dici quando fai Bistory. Sì, normalmente non parlo così, chiaramente non sono davanti a un microfono antipop con dei fogli davanti, però è chiaro che è una situazione di voce singola. Monologo in realtà sì, è un dialogo con la storia, perché poi si fanno anche più voci nella stessa narrazione. Chiaramente non è però nel nostro caso, anche se abbiamo delle situazioni nei podcast che facciamo di questo genere, una situazione sceneggiata dove c'è diciamo una messa in scena di più voci contemporanee che parlano tra di loro. Nel nostro caso si tratta di una narrazione a voce singola. Interessante molto il discorso delle voci del passato, è proprio una cosa su cui noi lavoriamo molto. Il mio coautore, appunto, Paolo Sebastian Righi, è specializzato nel trovare atmosfere musicali piuttosto che situazioni di accompagnamento sonoro che possano aiutare l'immersività. È chiaro che se noi stiamo facendo una cosa relativa al Novecento possiamo aggiungere voci piuttosto che, al netto di diritti d'autore eccetera, ma in questo caso il discorso si amplierebbe. È chiaro che non abbiamo la voce di Petrarca e Boccaccio registrata da poter mettere in pillole dentro alla nostra trasmissione, diciamo. Quindi facciamo in modo di creare un'atmosfera avviluppante, immersiva, tridimensionale,
che possa essere poi ascoltata dall'ascoltatore e gustata come un vero e proprio viaggio nel tempo e nel luogo che noi stiamo raccontando. L'ultimissima cosa, il pubblico. Allora, il pubblico è un po' difficile da personificare. In realtà noi capiamo molto di più qual è il pubblico dalla community social piuttosto che internet che abbiamo, che direttamente magari dai commenti che possiamo avere su Spreaker, su Apple Podcast e su tutte ormai le varie piattaforme, tra poco anche Audible, perché questa è un'altra cosa interessante, ha aperto Audible anche ai contenuti dei podcast indipendenti, senza ovviamente pagare nessun tipo di diritto, questo è un altro discorso, però diciamo che dalla community si capisce di più poi chi sono chi è il pubblico, e va da sé che un po' il pubblico segue anche il tipo di social network. Quindi su Facebook troviamo, non lo so, neonazisti, dal neonazista che vuole impazzisce per la puntata su Magda Goebbels al professore di storia che invece ha una visione un pochino più, come dire, commestibile della realtà, ma troviamo la persona che è curiosa, trova tantissime, ecco, questa è una cosa che ci ha un po' sorpreso, molte più donne che uomini, per esempio. Dal punto di vista dell'età, non è vero che la storia raccontata così ha solo un pubblico di età, diciamo, over 30. Ci sono tantissimi ragazzi. È un po' un seguire anche i social. Quindi chi va a cercare un podcast attraverso Instagram probabilmente ha un'età un pochino più bassa, un certo tipo di visione. Chi lo trova da Twitter è un'altra, chi lo trova da Facebook è un'altra ancora. Chi è un appassionato di podcast e si sente tutti i podcast di Spreaker probabilmente è un'altra persona ancora. Quindi devo dire che le statistiche ci dicono che sono veramente persone di tutti i colori, non tanto politici, ma i colori cromatici del pensiero. Quindi da questo punto di vista è anche una cosa bella, nel senso che dimostra una cosa incontrovertibile, che se si riesce a fare, anche qui lo dico da professore, se si riesce a fare della didattica, essendo anche interessanti, essendo avendo quel quid narrativo che fa in modo che le persone ti ascoltano con piacere, ogni contenuto può essere, come dire, commestibile per chiunque, anche una bella lezione di meccanica quantistica. In questo caso si parla di lezioni di storia. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, mi è venuta in mente quella puntata di Destini Incrociati su Artemisia Gentileschi e il rapporto con suo padre, naturalmente. L'abbiamo fatta parlare, Artemisia Gentileschi, e naturalmente ci siamo dovuti immaginare il contenuto delle sue parole, una donna che ha subito violenza, anche se in epoca rinascimentale. Quindi, come ha detto Andrea, per noi l'importanza di raccogliere quanto più dati di contesto diventa determinante per definire personaggi appartenenti al passato di cui non esistono testimonianze storiche o documenti primari. Il rapporto con il ritmo della confezione è fondamentale, l'alternanza di ritmo è un elemento imprescindibile per mantenere vivo il livello attenzionale, ma più che altro non è una questione di livello attenzionale, perché l'attenzione di chi ascolta il podcast è molto verticale, molto elevata e supera ogni statistica del mondo digital, non ha più senso niente. Se immergi l'ascoltatore ti è fedele e rimane connesso. Quello che ha bisogno è l'immersività. Allora i vari colori, i vari strumenti servono per generare questo effetto, che un po' si connette a qual è il nostro pubblico. Anche io sono d'accordo con Andrea, siamo tutti esseri umani e rispondiamo. In realtà targettizzare il pubblico del podcast secondo me è sbagliato, perché un ascoltatore può avere tante sfaccettature, può amare il calcio, può essere superficiale a volte, può amare l'approfondimento in altre. L'importante è beccarlo nel momento in cui lui desidera. E l'importante è esserci quando lui desidera qualcosa che può scegliere, come nel caso del podcast. Quindi l'ascoltatore non appartiene a nessuna categoria socio-economica, anche di livello di istruzione. A mio parere è tuo nella misura in cui riesci a, come si dice, intrattenere significa tenerlo a te.
la risposta più bella, la testimonianza più bella da parte degli ascoltatori è quando ti scrivono che non riescono a staccarsi dall'ascoltare un programma. Per me Destini Incrociati, che era un podcast, non era un programma radiofonico oggettivamente, anche se andava in onda su Radio 24, era la grande soddisfazione ricevere messaggi di ascoltatori che ti dicevano: guarda, mi fai arrivare tardi agli appuntamenti perché dalle 3:30 alle 4:30 io poi devo fermarmi ad ascoltare la puntata e faccio tardi. Tornando invece alla seconda domanda che riguarda, o meglio, alla prima, perché sono andato un po' a casaccio, sul dialogo e il monologo. Io personalmente preferisco il monologo, perché mi sono cimentato sui dialoghi. I dialoghi sono molto belli, i dialoghi sono molto efficaci, ma ancora io devo raggiungere il livello di verità espressa che è stato, che si manifesta con i podcast americani, che alcuni dei quali Marta Perrotta ha citato Serial, ma io citerei anche altri titoli di pura fiction che in realtà hanno un sapore di verosimiglianza e di realtà che mi fanno innamorare ogni volta che li ascolto. Quindi quando mi sono cimentato nel dialogo, io da doppiatore, quindi in qualche modo da mestierante dell'interpretazione, mi sono ritrovato sempre insoddisfatto del risultato. Per cui i migliori obiettivi li ho raggiunti proprio con la serie La mia storia, che è fatta tutta di monologhi interiori, dei personaggi che ne sono protagonisti. Concludo dicendo che la società che edita gli ascoltabili si chiama Cast Edutainment, e noi abbiamo scelto questa parola, quest'ultima parola, edutainment, non a caso. Credo che c'entri con il seminario di quest'oggi, con il nostro webinar di oggi, perché credo che il segreto di ogni narrazione, ma anche di ogni divulgazione storica, sia mettere insieme queste due belle paroline, cioè educare intrattenendo. Grazie. Grazie, grazie mille per tutte per queste belle, belle riflessioni, molte me le sono appuntate, poi ci penso con calma e penso che lo stesso succederà per chi ha partecipato. Prima di passare la palla ad Enrico per una sua conclusione e l'apertura delle domande del pubblico, volevo solo sottolineare una cosa che mi ha colpito in maniera molto positiva, è che voi avete sempre parlato alla prima persona plurale, no? Indicando che il podcast che voi fate è un lavoro di squadra, non è facile lavorarci da soli. Forse magari c'è un'immaginazione che basta mettersi davanti a un microfono e raccontare una cosa che ti sei scritto, ma in realtà c'è molto di più. Volevo solo sottolinearlo. Vi ringrazio ancora una volta, passo la parola ad Enrico. Grazie Claudio e grazie a la nostra relatrice, i nostri relatori. Credo siano stati interventi davvero puntuali e arguti tutti e tre nei loro nelle loro diverse declinazioni, ovviamente, e ci terrei anch'io a ribadire un paio di elementi. Il primo, quello che aveva centrato perfettamente Marta Perrotta e poi lo avete anche arguito dalle narrazioni di Andrea e Giacomo, ovvero che il podcast non è un essere di per sé, ha ovviamente un corredo che riguarda ad esempio altre forme di comunicazione come i social media, di cui sia Giacomo che Andrea in realtà sono dei grandissimi esperti, sarebbe da reinvitarli per parlare di altre forme di comunicazione in cui loro sono esperti. Questa visione integrata del podcast, che poi abbia una declinazione sui temi storiografici, interessa più a noi, mi sembra un tema centrale e direi quasi ancestrale del problema del podcasting. E vorrei anche dire a Giacomo Zito che le sue riflessioni in realtà sulle fonti primarie sono illuminanti, ben lungi quindi da non essere un esperto di temi storiografici, ha detto con estrema chiarezza e puntualità come vadano trattati con delicatezza le fonti che noi utilizziamo, e infine anche ribadire all'amico Andrea Castellanza che la sua non è banale o semplice divulgazione. Attrarre un giovane verso temi storici è un compito molto arduo e difficile che la semplice, tra rigorose virgolette, divulgazione non è in grado di fare. Quindi anch'io come Claudio sono convinto che gli stimoli storiografici che voi fornite anche attraverso un processo creativo siano per noi storici di fondamentale importanza per costruire la nostra narrazione entro ovviamente dei cardini
che a volte sono un po' aridi accademici, ma comunque hanno alle spalle un percorso, un processo creativo di narrazione, seppur saggistica a volte, e un po' tediosa come le lezioni di cui parlava Andrea prima, evidenziali, data per data, che tutti noi abbiamo in mente, ricordi scolastici della storia, come una narrazione pesante, nozionistica. Quindi posso interagire un attimo, Enrico? Ci sono tre parole nel vocabolario italiano, che sono tre parole che dovrebbero essere le più belle, e che invece non so come mai, forse per la condizione della scuola italiana che è così tanto contestata, sono diventate terribili, che sono proprio divulgazione, scolastico e accademico. Quando una roba è fa schifo, è insopportabile, è lunga, basta, è scolastica. Quando una roba è inutilmente aulica, trombonistica, eccetera, è accademica, e quando una cosa è buttata lì tanto per fare, è divulgativa. Cioè, dobbiamo combattere perché l'accezione di questi tre termini, che sono meravigliosi, torni ad essere quella che forse era nell'italiano di qualche tempo fa. Basta dire scolastico, accademico, divulgativo per le cose che di solito buttiamo nella pattuglia. Certo, grazie mille, hai perfettamente ragione, riappropriamoci del valore semantico di queste parole un po' andate in disgrazia negli ultimi anni, e dico solamente che prima di leggervi le domande della chat per i relatori, chiudiamo la registrazione e passo quindi a leggere la prima domanda che ho già visto di Eugenia Massari. Un elemento da aggiungere è quello della raccolta di